qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Salmo 27, versetto 10. L'amore del padre. Penso spesso a quanti dispiaceri diamo al nostro Padre Celeste con il nostro modo di vivere. Spesso ci sentiamo come se il Signore ci avesse abbandonato e allora crolliamo. Invece sarebbe meglio per noi pregare e supplicare come il salmista. Fammi conoscere la via da seguire. Salmo 143, versetto 8. E sentirsi rispondere: non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Isaia, capitolo 41, versetto 10. Purtroppo spesso non accade questo, ed ecco che l'ansia ci assale. I timori emergono e il nemico spunta con le sue lusinghe per portarci dove non vorremmo. Il nostro caro padre però è vigile e interviene pieno d'amore e di misericordia. Signore, abbi pietà di noi e aiutaci a confidare in te, ad essere ubbidienti e ad avere fiducia nelle tue promesse. Fa che mai venga meno in noi la grande certezza che tu sei la via, la verità e la vita. Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Il nostro Dio.